sindaco di Vado Ligure, a cui darei la parola giusto per i saluti di apertura, visto che il caso di studio è proprio il comune di Vado Ligure. Buongiorno a tutti. Ma innanzitutto vorrei ringraziare il dottor Pinai per il percorso che abbiamo svolto insieme. Noi ci troviamo in una fase molto delicata perché il nostro territorio è oggetto di un'importante trasformazione economica e anche urbanistica. Il progetto che riguarda Vado Ligure e questa provincia è un progetto nel quale diciamo, il motore di sviluppo principale è il porto di Vado. Quindi attraverso il nuovo sistema portuale abbiamo così dato vita a un insieme, a una partnership anche con tutta una serie di operatori nuovi che si sono insediati nel nostro territorio. Questo ha trasformato profondamente quelli che sono gli asset di sviluppo della provincia di Savona e da una filiera del carbone con una centrale termoelettrica che appunto all'interno del nostro territorio. Siamo passati a un sistema dove la logistica, la puntualità, la meccanica e anche i sistemi insomma, di alta ingegneria, perché abbiamo qui sedi importanti che riguardano mezzi non solo meccanici che vengono diciamo, sviluppati nelle piattaforme non solo di Vado ma in tutto il mondo, ci permette di dare una nuova visione a quella che è una realtà industriale che pensavamo potesse subire e rimanere in una profonda crisi. Direi che dal processo di crisi complessa Vado Ligure ne è uscita egregiamente e quindi oggi abbiamo avuto la possibilità di inserire dei sistemi anche informatici che permettano di agevolare la movimentazione non solo delle persone e dei mezzi e comunque un anello importante di una catena che non è solo di sviluppo economico, ma anche di informatizzazione dei processi e procedimenti. Quindi questo progetto è un tassello in più rispetto a una serie di opere importanti che vedranno nei prossimi anni un investimento ulteriore di 300 milioni derivanti da fondi appunto non solo regionali, ma di autorità portuale e ministeriali. Che si affiancano ai 350 milioni di euro che sono stati sviluppati nel nostro mare attraverso la realizzazione della piattaforma Multipurpose che ormai è operativa. Quindi io ringrazio tutti i partner, credo che questa sia un'esperienza sicuramente da promuovere anche sotto altre forme. Anche l'idea di aver installato ulteriori pannelli informativi, noi li avevamo già, ma avevano un'altra funzione. Invece la funzione che è stata data a questi pannelli è una funzione legata allo sviluppo di queste realtà. Direi che deve essere ulteriormente implementata e lo sarà sicuramente anche con fondi nostri. Attraverso anche gli accordi di programma che abbiamo realizzato con l'autorità portuale, noi ogni anno avremo delle risorse a disposizione che credo che metteremo proprio per l'informatizzazione di tutti quei procedimenti che anche per noi sono sicuramente nuovi. E quindi vanno attenzionati a dovere.